cosa ci fai? Diceva la verità. La corte dei gufi non è una leggenda. Esiste davvero. Quanto è profonda la tana del coniglio? La scia di sangue continua da quella parte. Meglio seguirla. Potuto fare molte cose. La sua morte ha aperto le porte a una nuova acquisizione. Bene. Cerca però di essere prudente quando li lasci indagare, caro. E per quell'altra noia? Abbiamo corrotto i senatori. La sua legge verrà approvata il mese prossimo. Ottimo. Odio avere a che fare con la freccia. Scusa, signora. Devo portarla a sicuro. Topolini vi fanno così tanta paura? Siete troppo deboli. Devo per forza passare da lì. Non passa nessuno. La cerimonia non può aspettare. Non te lo farò ripetere. È la nostra occasione di farci notare dalla voce. Strano. Lassù, una vigilante! Per te è la fine, papà! Dopo ciò che hai fatto non avrai una morte rapida. Questo poveretto ha perso un sacco di sangue. Devo raggiungerlo, presto! Deve essere l'uomo che hanno preso.
Perdono! Perdono! Ho fatto un errore! Questo rispetterai! Ti prego! Morte al traditore! Morte a chi ficca il naso! E che spregevole, vile, schifoso! A morte! Ecco la voce della corte. Sarà lui a decretare la condanna. La corte non perdona il suo fallimento. Devi pagarlo con il sangue. No, vi prego! Farò qualunque cosa! Questo, parassita, non è il tuo posto! L'ultima volta che un intruso messo piede qui è stato più di un secolo fa! La punizione per questa offesa è ancora la stessa! Thank you.
Mio Dio, ci saranno centinaia di vittime. Questa era chiaramente la moda dei primi del Novecento. La giacca sembra del 1800. La corte sta facendo vittime da secoli. Promettente. Lieto di riaverla online. Cos'è successo? Va tutto bene? Sto bene. Più o meno, ma non so come descrivere quello che è appena successo. Ti aggiorno quando torno. Ricevuto. A presto. Sapevi che Bruce indagava sulla corte? No, no. Purtroppo questa era una delle poche cose che teneva nascoste persino a me. Anche a me. Abbiamo registrazioni vocali della corte, ma sono incomprensibili. Davvero? O non hai premuto play? Tim! Non sei stato il primo Robin, ragazzo. Né il secondo. Alcuni file sono danneggiati. Avvio la diagnostica, vedo cosa riesco a recuperare. Vediamo se il signorino Bruce ha lasciato altri indizi. Margie, la donna tatuata, ci narrava della corte ai tempi del circo di Eli. Diceva che ci osservavano e ci avrebbero portati via se il numero andava male. Mi sembravano la gente da circo. Non lo sono. Nella storia di Gotham emergono diversi riferimenti alla corte. Ma niente di concreto. Non posso autenticare nessuna di queste fonti. Un pazzoide ha scritto un libro verità su di loro, pare. Ma anche di questo si sa poco, quindi... Che peccato. Quell'opera sarebbe stata un'ottima aggiunta alla biblioteca. La prima filastrocca sulla corte risale al 700. E dice che cercano la fonte della giovinezza. Più che cercare la vita eterna semina la morte. Le cose non si escludono. C'erano molti cadaveri nel pozzo. E uno di loro aveva questa. Forse apre qualcosa. Si vede un isotopo incorporato nel metallo. C'è una corrispondenza. È una chiave. Allora, troviamo la porta. Ci sono altre informazioni in bacheca. Oggi, a Gotham Minute, ci concentreremo su una figura tanto famosa quanto controversa, Oswald Cobblepot. Famoso e famigerato membro della storica famiglia di Gotham, Oswald Cobblepot ha avviato i suoi affari in giovane età. In questi giorni non è raro vederlo accogliere personalmente i clienti nel suo palazzo dello svago, l'Iceberg Lounge.
Ok, campanile, dove sono diretta? Incrociando l'isotopo nella chiave, con i registri architettonici di Gotham, abbiamo isolato una posizione. Le invio le coordinate. Bene, grazie campanile. Sono qui. Cerco la porta. Sarà ben nascosta. Ricordi la filastrocca? La corte dei gufi osserva. Nascosta tra le mura. Sarà qui. I bagliori spettrali non portano mai niente di buono. È lei. Ci sono. Si direbbe un nascondiglio della corte. Vuoto. Strana ubicazione. Ci sono indizi su cosa stavano facendo? Do un'occhiata. Moreno. Ricordo quel caso. Campanile, puoi cercare l'omicidio Moreno? Dovrebbe essere tra gli irrisolti. Ma certo, il fratello di Elena Moreno, una giudice locale, ha richiesto un congedo temporaneo subito dopo per motivi familiari. L'omicidio l'ha ordinato la Corte dei Gufi. Vediamo cos'altro scopro. Thank you.
Campanile, la corte ha ordinato una purificazione del tunnel di Chelsea. Hanno fermato la costruzione del tunnel per motivi di sicurezza. Qui gatta ci cova. Qualunque cosa ci sia là sotto, la corte dei gufi vuole che resti nascosta. Vado a vedere. Faccia attenzione e ci aggiorni. Thank you.
campanile? Ci sono. Sembra che abbiano trovato un tunnel sotterraneo. Credo che perderemo i contatti. Segna la mia posizione. Mi faccio sentire appena posso. Certo, ma non costringermi a venirti a cercare. Non è possibile! Questo posto è enorme!
Vorrei che lo vedessi, campanile. La corte sta utilizzando un sacco di risorse per scavare qua giù. Hanno già estratto quello che c'era. Estrazione. Interessante. Non c'è nessuno. Forse ora posso ricavare un campione di quello che estraggono. Forse grazie a questi campioni scoprirò cosa cercano. Robin ci andrebbe a nozze qui. Thank you.
mi farà uscire. Della frana. Non sono ancora al sicuro. Che è una via d'uscita. Campanile, ci sei?
La riceviamo di nuovo, Batgirl. Va tutto bene? Tutto bene. La corte sta estraendo qualche strana sostanza e sembra molto simile a... Campanile, non ti sento! Campanile! Impieghi una vita a svolgere missioni semplicissime. Dobbiamo parlare. Vieni a cercarmi. La corte dei gufi osserva, di ombre incappucciata, nascosta tra le mura. Comanda, incontrastata. Tu ci hai usati. Tu sapevi della corte e hai aspettato che facessimo il lavoro sporco per te. Quando ero ancora nella Lega, abbiamo visto la corte espandersi a Gotham. Ora puoi vedere il marcio della città. Chiamano la sostanza che estraggono Dionysium, ma sembra uscita da un pozzo di Lazzaro. Un osceno rimpiazzo per il vero miracolo. Una sostanza contaminata. La corte ha cercato per secoli una fonte della giovinezza, ma ha trovato solo il modo per creare mostri immortali. Allora gli artigli, ecco che cosa usano per crearli. Perché non fare uno scambio? Un pozzo di Lazzaro per le conoscenze. Avresti un esercito leale senza dover reclutare nessun altro ninja. Anche nelle difficili condizioni attuali, la Lega non si piegherebbe mai a tale finalità. E l'avidità e la corruzione della corte le impediscono di padroneggiare i segreti dei pozzi di Lazzaro. Ma certo! Tu invece hai accesso ai pozzi di Lazzaro perché sei buona e generosa. No, non merito queste parole. Vi ho restituito io il vostro amico, Jason. Lo sapevo. Ma so anche che non volevi fare un favore né a me, né a Bruce. Probabilmente era troppo aspettarsi la gratitudine in cambio di una seconda vita. Non ti ha chiesto aiuto, Talia. Nessuno l'ha fatto. Senza più Bruce, la corte agisce indisturbata. La Lega delle Ombre raderà Gotham al suolo se non metterete a tacere i gufi. Dillo e basta, Talia. Vuoi eliminare del tutto la voce e vuoi utilizzare noi per farlo al posto tuo. Ma tu che cosa ci guadagni? Farò il possibile per distrarre la Lega. Avrai la strada spianata verso la corte dei gufi. Ah, ora capisco cosa prova Montoya.
Alfred, niente nei registri cittadini? No, nulla. Secondo i permessi non ci sono stati scavi a Gotham da quando è stato terminato il Cauldron. Da quanto ho scoperto la scorsa notte, stanno scavando lì da secoli. Ascolta, Alfred. Barbara ha recuperato delle registrazioni della corte. Il Dionysium ha riportato in vita gli artigli. Più o meno. Il Dionysium è la versione molto debole del pozzo di Lazzaro. Ripristina le funzioni motorie, ma non il libero arbitrio. Quindi che cos'è esattamente un artiglio? Un assassino zombie feroce? Abbiamo visto di peggio. Forse. Zombie feroce? Sembra Jason. Riconosco una delle voci. La donna anziana è Constance Cobblepot, ne sono certo. E le altre? Difficile, ma forse se le sentissi di persona. Di persona? Tim, metti le forme d'onda a schermo. La modulazione vocale e i danni rendono difficile il confronto. Per il sistema potrebbe essere più semplice se... Cerchiamo una corrispondenza con le voci reali. Forte, ma come troviamo questi idioti? Due parole. Orchard Hotel. Il ballo in maschera. L'evento della stagione. Quest'anno dedicato al signorino Bruce. I ricchi di Gotham si travestono e si fingono filantropi. Ci sono già stato. Ah, un covo di stronzi. Visto che c'è tutta l'elite di Gotham, la sorveglianza al ballo sarà stretta. Scoprire i loro piani in anticipo vi darà un bel vantaggio. Modifico le maschere per registrare l'audio captato. Con un buon punto d'osservazione, dovremmo riuscire a dare un volto a tutte quelle voci misteriose. Sembra il nostro tipo di festa. Ci sono altre informazioni in bacheca.